dall'Iran al Pakistan, dalle giunte militari in America Latina all'Italia, fino al Vaticano. La CIA e i servizi segreti della BND hanno spiato, almeno dal 1970, le comunicazioni di paesi alleati e avversari attraverso una società svizzera, la Crypto. In tutto, più di 120 paesi e rispettivi servizi di intelligence, lo rivela il Washington Post in un'inchiesta fatta con la tedesca ZDF e l'emittente svizzero-tedesca SRF. La Crypto, che aveva fornito agli Stati Uniti strumenti di comunicazione criptata durante la Seconda Guerra Mondiale, era stata poi scelta da numerosi governi. Nessuno dei clienti però sapeva che era segretamente di proprietà della CIA, che la gestiva insieme all'intelligence della Germania Ovest. L'operazione, nome in codice Rubicone, viene definita nel documento come un successo senza precedenti. L'operazione ha certamente contribuito a far sì che il mondo sia rimasto un po' più sicuro. Americani e tedeschi sapevano cosa scrivevano i mullah dell'Iran durante la crisi degli ostaggi americani del 79. Conoscevano la posizione dell'intelligence argentina durante la guerra delle Falklands e intercettarono i messaggi di congratulazioni tra gli ufficiali libici in occasione dell'attentato alla discoteca di Berlino nel 1986. L'elenco però non comprende Russia e Cina. Il BND si è sfilato dall'operazione all'inizio degli anni 90, mentre la CIA ha proseguito fino al 2018.